Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Ipoglicemia, cause e sintomi. L'ipoglicemia è una condizione caratterizzata da bassi valori glicemici. In particolare, si parla di glicemia bassa, ipoglicemia o crisi ipoglicemica quando il livello degli zuccheri nel sangue è inferiore a 60-70 mg/dL. Se la glicemia è troppo bassa, è possibile incorrere in alcuni problemi, come difficoltà di concentrazione, sudorazione, pallore, tremore, inquietudine, senso di fame, palpitazioni e formicolii. Nelle crisi ipoglicemiche di media entità possono subentrare sonnolenza, cefalea, vista annebbiata o sdoppiata, scarsa lucidità, confusione e debolezza. Nei casi più seri, invece, si può arrivare alla perdita di conoscenza e al coma. L'ipoglicemia sintomatica è la complicanza acuta più frequente del diabete mellito. Si verifica soprattutto nei pazienti in trattamento farmacologico con insulina, sulfonilurea e gliniti. In tale contesto, le situazioni che possono predisporre ad una crisi ipoglicemica comprendono l'assunzione di una quantità troppo elevata di insulina o di ipoglicemizzanti orali, il digiuno o l'ingestione di una quantità insufficiente di cibo dopo l'assunzione dei farmaci, lo svolgimento di un'attività fisica particolarmente faticosa ed il consumo eccessivo di alcol. Nei soggetti non diabetici, un improvviso calo nel sangue della glicemia può verificarsi a causa di una cattiva alimentazione e di digiuni prolungati, 16-24 ore. Altre cause di ipoglicemia sono l'alcolismo, gli alcolici limitano la produzione del glucosio a partire dal glicogeno, gli interventi chirurgici sull'apparato gastrointestinale che modificano l'assorbimento del glucosio e la presenza di neoplasie insulinosecernenti, esempio insulinoma. L'ipoglicemia può essere conseguenza di infezioni, squilibri ormonali, grave malnutrizione, epatopatie, deficit enzimatici congeniti e disordini metabolici di vario tipo. Possibili cause di ipoglicemia. Ipoglicemia è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni: alcolismo, binge drinking, chetoacidosi alcolica, insulinoma, sindrome di Reye, cause rare: anoressia nervosa, colpo di calore, diabete gestazionale, febbre gialla, insufficienza surrenalica, malaria, morbo di Addison. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.